Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere la mia skincare routine e il mio make up di tutti i giorni. Quindi partiamo subito dal fare un bello scrub al nostro viso per eliminare tutte le pellicine che magari si potrebbero vedere una volta applicato il fondotinta. Sto utilizzando questo gel esfoliante di Soy Bioetic al Tea Tree Oil, che è molto purificante e aiuta anche contro i brufoli e l'acne. Quindi vado a massaggiare bene il viso, dopodiché risciacquo e asciugo il mio viso. Applico questa specie di tonico, è più che altro un'acqua di Amamelide con il tea tree oil all'interno, fa parte sempre di questo kit che ho acquistato da BioVegan Shop, vi lascio il link giù nell'info box. Dopo aver applicato quest'acqua vado ad applicare anche un roll-on sui brufoletti, sempre a base di tea tree oil, per seccarli. Faccio asciugare bene tutto, dopodiché vado ad applicare le mie creme. Parto dal contorno occhi. Sto utilizzando questo contorno occhi di Jonzac. Devo dire che è molto leggero e si assorbe anche abbastanza subito. E poi vado ad applicare la mia crema viso. Questa è una skincare che faccio soprattutto la mattina, perché la sera oltre alla crema vado ad applicare anche un olietto. Questa crema è a base di acido ialuronico e rende la pelle super super morbida, ragazze. Non ho mai trovato una crema che renda la pelle così elastica e vellutata, quindi ve la straconsiglio, provatela. Ed è anche molto leggera, quindi va bene sia per la pelle secca che per la pelle grassa, non unge. Adesso sono pronta per applicare il mio make-up. Sto utilizzando come fondotinta questo di Vegale, che devo dire è molto leggero ma copre anche abbastanza bene, mi piace molto. Lo applico con la spugnetta e come correttore ovviamente utilizzo sempre il mio amato correttore di Puro Bio Cosmetic, che mi piace tantissimo, ormai non lo cambio più con nessuno. Per le sopracciglia vado ad utilizzare questo prodotto che ho acquistato da Maquilaglia. Come mascara ultimamente sto riutilizzando questo mascara di Kiko, che fa parte della collezione naturale. L'hanno cambiato, però vi dico la verità, non è più come il primo che uscì tanti anni fa. Anche questo blush fa parte della stessa collezione della linea naturale di Kiko. Applico questo rossettino sempre di Kiko, della collezione normale. Mi piace molto perché il fatto che io abbia le labbra così piccole e il fatto che sia molto sottile mi aiuta ad applicarlo meglio. E la mia skincare routine, il mio make-up di tutti i giorni è concluso. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così ricordatevi di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale e seguirmi sul mio Instagram. Vi aspetto, un bacione!